chi di voi segue un pochino queste puntate successive vede ogni tanto delle ondate di tema, e se non lo vede, ve lo dico io, ci sono delle ondate di tema, incredibilmente. Il tema di quest'onda, tema sotterraneo, perché poi non è dichiarato, lo racconto a voi in Camera Caritatis, boh. Ma non sarà che, oltre alla capacità professionale, oltre alle entrature in un settore in particolare, oltre a una creatività e una tecnica differenti dal solito, c'è un elemento ricorrente in chi funziona meglio in questo periodo? La domanda è retorica, certamente, e una delle risposte che ci siamo date è il tema ricorrente, sì, ed è l'energia che la persona mette in quello che è, in quello che fa. Allora, se le riconoscete, stiamo ultimamente vedendo dei professionisti a cui tanto di cappello per la parte professionale, ma che hanno forte una forza, perdonate il bisticcio di parole, che è quella che dà il traino, che dà l'energia, capace di propagarsi e di dare con la fotografia qualcosa di più che non sia la semplice fotografia. Monica è paradigmatica di questa energia, perché, ve lo racconterà lei, non ha senso che lo racconti io, non solo ha superato difficoltà non da poco, grazie al fatto di utilizzare un canale che è la fotografia, ma per esprimere la sua energia, ma anche nel prosieguo ha trovato, trova e troverà, perché è fatta così, il modo di dare tensione all'oggetto vita che hai in mano. Non conta solamente quanto pesa questa cosa, se te la tiro molto convinto, questo pesa pochi etti ma fa male, un proiettile pesa poco ma fa male perché è sparato con tantissima tensione. Conta anche la tensione, i volt, non solo i watt, non quanta roba ma con che energia. Abbeverarci all'energia di Monica Silva è una cosa carina ed è un'esperienza che sono contento di condividere con voi. Questo però significa, Monica, che sto per passarti la parola. Aiuto! Allora, innanzitutto grazie a tutti quanti di essere qui. Sì, forse è meglio. Allora, io dicevo prima a lui, normalmente i primi 10 minuti c'ho sempre un po' di emozione. Anche perché io penso sempre, se non si prova emozione per le cose che si fa, è meglio lasciar perdere, è meglio tornare a casa, vuol dire che non c'è passione, stai facendo automaticamente. Vi chiedo scusa se per caso il mio italiano ogni tanto invento delle parole, perché quando mi vengono le parole giuste, invento delle cose, quindi diciamo cosa vuol dire, magari mi aiuti. E quindi, delle altre che io. Grazie a Roberto, grazie a Royed di darmi questa opportunità di poter condividere con voi quello che per me è molto importante. La fotografia non è solo fare un click, ma attraverso quel click io racconto la storia della mia vita e vi spiegherò come mai questo succede nella storia dell'uomo, nella storia dell'arte e di tutt'altro. Il titolo, quindi comincio. Allora, il titolo, come vedete, è il ritratto nell'era del selfie. Molti di voi avrete notato che c'è un sovraccarico di autoscatti nelle rette social oggigiorno, e non solo, anche i fotografi stessi lo stanno usando sempre più volutamente e anche con meno, diciamo, pudore, no? La gente sta perdendo pudore. Questa cosa c'è sempre stata nella storia dell'uomo. Vi domando, voi avete mai immaginato chi potrebbe essere stato il primo selfie della storia? Butta un nome. Guarda che è dentro di ognuno di noi, eh? Io dico questa cosa, vediamo se va. Sì. E Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. Questo è il primo selfie della storia. Non è vero? Perché tutto quello che noi facciamo è un riflesso della nostra persona. Siccome lui non si, ovviamente, forse aveva pudore di mettersi in prima persona, ha usato qualcun altro, quindi si è modellato una persona alla sua immagine. Quindi si comincia così.
Io nella vita racconto un po' perché ho iniziato questa storia dell'autoscatto e perché è terapeutico. Nella vita ho provato tantissime difficoltà, e chi mi conosce un po' di più lo sa, io sono stata vittima pesantemente di pedofilia, abusi in famiglia, abbandono, e la fotografia, da quando io pensavo di essere una persona, mi aiutava già, perché quando io mettevo gli occhi lì dentro vedevo un mondo diverso e vedevo anche una luce diversa nelle persone, vedevo qualcosa altro che magari guardando così non si vede. A volte è talmente magica questa cosa che quando sto scattando metto l'occhio nel mirino e vedo delle cose che io dico: ma non c'era, abbasso la macchina, guardo di nuovo, dice no, non c'è, cosa sto insommata, metto di nuovo l'occhio lì e rivedo quella cosa, no? Vedo che la persona rappresenta un qualcosa che neanche lei stessa lo sa, oppure che c'è una luce speciale, o che all'interno, all'intorno della persona c'è qualcosa che mi sta raccontando, e la macchina riesce, un terzo occhio diventa per me. Quindi un certo giorno, qualche anno fa, camminavo per strada. Normalmente, io non è che sono, non mi sento una bella, bellissima donna, però normalmente la gente, ho una luce molto forte, quindi la gente se ne accorge della mia presenza, no? Camminavo quel giorno lì e tutti mi si andavano contro, no? Come se io fossi invisibile. Io mi arrabbiavo, dicevo: ma cos'è, che è maleducazione questa, cosa sta succedendo oggi, no? La gente non guarda per strada, non guarda dove va. Torno a casa anche un po' così scocciata di questa cosa, perché veramente sono stati vari, no, scontri. Prima cosa che faccio, vado a lavare le mani, mi guardo allo specchio, per esempio, per un attimo guardo allo specchio, sai, senza pensare, guardo allo specchio, mi spavento, dico: chi è questa? E vedo una donna che non riconoscevo. Era una persona spenta, senza luce negli occhi, spalla chiusa. Ho guardato, dico: capisco perché le persone mi si inciampavano, perché io sono, non esisto oggi, io non ci sono. Cominciai a riflettere il perché di questa cosa, no? E allora ho cominciato a pensare che avevo difficoltà, il lavoro, il mio figlio, il fidanzato, insomma ho cominciato a fare un po' di ragionamento su come stavano andando le mie giornate, no? E mi è venuta un'idea, visto che ho visto quella persona che non riconoscevo nello specchio, di cominciare a fare degli autoscatti. Premessa, gli autoscatti inconsciamente li facevo ancora prima di sapere che tutto questo esisteva, prima ancora che esisteva i selfie. Io da piccola, già in Brasile, appena avevo una macchina, la posizionavo da qualche parte e mi facevo un autoscatto. Quindi già senza sapere perché avevo iniziato un percorso in qualche maniera, no? di conoscenza della mia persona. Quindi facciamo tutti questi scatti giorno per giorno. Ho imparato a fare un diario anche di come mi sentivo, che espressioni avevo. Vabbè, tante cose qua andrebbe, ovviamente noi andiamo veloce perché in un'ora solo non posso raccontare la storia dell'umanità, no? Però ci sono delle cose che poi verranno nel corso della nostra chiacchierata. Quindi facciamo questi autoscatti, scrivendo il diario, no? Ho imparato nel tempo a lasciare queste immagini lì e ho cominciato a vedere volta per volta mille persone dentro di me. Ho imparato che ci sono mille anime. Noi non siamo soltanto l'essenza di quello che si vede qua, ma c'è molto di più. Cosa succede? Imparando a vedere queste personalità che noi abbiamo, perché prendete caso, faccio un piccolo esempio. Io prima svengo se vedo il sangue, sono molto sensibile alla visione del sangue. Mio figlio si taglia la mano, sangue schizzava dovunque. Io non so da dove ho preso quella forza, no? E lucidità di non svenire, di prendere questo ragazzino e in qualche maniera dare i primi soccorsi e prendere un taxi e portarlo all'ospedale. Quando l'ho portato lì sono svenuta, guardate che cosa strana. Con il segno di poi ho pensato: ma chi era quella lì? Quella era una di quelle donne che vivono dentro di me, che vive, sono dei tanti eroi,
non eroi, persone che noi abbiamo, perché noi abbiamo una personalità per affrontare ogni cosa nella vita. Se voi andate a pensare a tutte le sessioni della vostra vita nel corso dei vostri anni, ricorderete delle cose e dici: cavolo, io se avessi pensato, se qualcuno mi avesse detto tuo figlio si taglierà e tu lo porterai all'ospedale, io dico: no, poverino, morirà dissanguato perché io non posso vedere il sangue. Invece, no, è venuto fuori una persona forte, perché poi io guardavo da fuori quando tutto è passato e dicevo: ma quella lì non la conoscevo, ah, esiste, è dentro di me. C'è una donna forte che supera anche la visione del sangue, no? Lacan dice questa cosa: il bambino intorno ai 6 mesi, no, già ha la percezione della sua immagine. Questo è verissimo, perché anche ancora non sapendo questa cosa, quando io facevo le faccende di casa, mio figlio nel lettino lo mettevo uno specchio, non so come mai veniva venuto questa idea fuori, e questo bambino gioiva, ma faceva dei mugugni, parlava con questa sua immagine riflessa. Io so, per mio figlio ha 23 anni oggi, non c'era così questa mania di fare film. Pensa oggi, poverino, sarebbe stato pieno magari anche in rete di tutte queste immagini, ma era veramente impressionante, perché io restavo lì a guardare come lui si interagiva con questa immagine sua nello specchio. E ogni movimento che faceva sembrava che era un invito ancora a dialogare con se stesso. E sto parlando di un bambino che aveva 3-4 mesi, ok? Non sto parlando di un essere umano già grande, no? Quindi sono degli spunti ovviamente molto profondi per poter parlare così brevemente. Allora, abbiamo iniziato che Dio, Dio, vedi, Dio ha tante personalità, ognuno di noi qui, no? Per chi crede in Dio, ovviamente, sai che ogni tanto io ho qualche conflitto con lui, perché per tutto quello che mi è successo, sai, sono sempre domandata dov'era in quei momenti lì, ma forse è proprio per far sì che io diventassi quello che sono oggi, no? Un po' più forte. Quindi, se vedete bene, Caravaggio, Dalì, Lebrun, chiunque, se voi andate nella storia dell'arte a cercare qualunque artista, troverete in qualche suo lavoro una sua immagine. Non ce n'è uno che non è riuscito a farsi, come dire, a passare questa sua immagine, questa voglia di essere ritratto. Questo si chiama pulsazione autobiografica. Anche una mano, a volte non sentiamo un granché nel viso, e senza volere però magari facciamo uno scatto di una mano che prende un bicchiere o un piede o un pezzo di ginocchio, senza che voi ve ne accorgete, state passando già per una specie di terapia, di autoterapia. In qualche maniera state mettendo fuori uno stato d'animo, poi piano piano si arriva anche al viso. L'autoritratto nella storia, ci sono varie tipologie, no? Quelle che è per il lavoro, per dimostrare che cosa state facendo, che cosa siete, che cosa rappresentate, ma anche quelli che uno non vuole farsi vedere, ma c'è. Per esempio, io trovo bellissimo questo scatto di Sokolsky che è nello specchio, sta facendo un servizio di moda, ma vedete come, e poi vedremo altri nella storia, utilizza lo specchio, no? Oggi lo chiamano mirror selfie, che è un hashtag molto famoso. Quando ho cominciato a fare questo diario di immagini che vi dicevo prima, a un certo punto ho pensato che io stavo impazzendo, perché immaginate mettere una macchina su un cavalletto, autoscattarsi, scrivere: oggi mi è successo questo, oggi ho litigato con mio figlio, oggi ho perso il lavoro, no? Cioè, ma perché sto facendo questo? Perché ovviamente io mi ascoltavo già, in qualche maniera c'era una voce dentro di me che diceva: hai bisogno di questa cosa, no? E quindi quando sono andata, ho cominciato questa ricerca su me stessa, mi sono domandata: ma qualcun altro l'ha fatto? Perché voi, vedete, voi avete visto qualche autoscatti degli artisti, magari mai uno si è immaginato, si era domandato perché l'ha fatto, no? Poi più avanti andremo a vedere anche questo. E quando io sono andata a cercare, non esisteva questa varietà che oggi c'è
di libri sull'autoritratto, sul ritratto, era una cosa difficilissima. Io mi chiedevo, abitavo a Bologna all'epoca, mi chiedevo nella biblioteca e cercavo tutti i titoli possibili immaginari sulla psicologia, no? E piano piano ho cominciato a trovare proprio testi specifici, finché non sono imbattuta Judy Weiser, che è la prima psicologa che ha creato questa branca della psicologia clinica, che, usando l'immagine per curare le persone con gravi disturbi di personalità. Quindi il primo autoritratto che avevo trovato all'epoca era Gigi Urier. Poi non è vero, no? Perché se noi andiamo alle grotte di Lascaux, vi ricordate che il personaggio ha disegnato tutte le scene rupestri, ma alla fine ha lasciato una serie di mani. Gli storici si domandavano come mai, perché? Vedete, l'uomo ha sempre avuto bisogno di lasciare la sua impronta nella storia. A distanza di migliaia di anni stiamo lì dicendo c'era questo personaggino piccolino, non si sa, sembra che sia una donna che disegnava quelle cose lì. Quindi avevo trovato Jeter, lui non aveva questo sfarzio nella vita, era una persona abbastanza semplice, faceva lavori commissionati ovviamente, dipingeva, disegnava, insomma un grande artista nel tempo, poi è diventato ancora di più, ma si autoritraeva con grandi sfarzio, con grandi gioielli, con vestiti costosi. Quindi anche lì, no? Noi cerchiamo di dare il nostro meglio anche laddove non è vero, nella nostra immagine. Un altro personaggio interessante, per esempio, un pittore, non gli manca trovare un soggetto che posi per lui, no? Lui per andare a Roma a cercare lavoro, cercare dei lavori alti, importanti in commissione, si è portato un autoritratto. Se leggete i testi su questo autoritratto di lui, dice che è talmente perfetto, è talmente reale, che sembra che lui è lì. All'epoca usavano, no, questi, nel Cinquecento, questi specchi abbombati. E esattamente, cioè, i testi parlano, è incredibile, sembrava due persone perché era, la somiglianza era perfetta, per dimostrare la sua maestria nel dipingere. Poi ovviamente lui è un grande artista, ho messo la Madonna col collo lungo, così magari ricordate chi è lui. Un altro artista interessantissimo è David Bailey. Prima di dipingere le candele, i fiori, i teschi, no? Che sono i simboli della morte, dell'eternità, lui era un signorino per bene, di famiglia per bene. Poi c'è stata una grande carestia e hanno mandato lui in giro per imparare dai bottegai, dai grandi maestri a dipingere. Quindi si è imbattuto lui, che era sempre nel suo mondo perfetto, in tanta morte, in tanta malattia. Tornato dopo 6 mesi ha cominciato a dipingere tutta una serie di lavori così. Ma se voi vedete, non solo si è autoritratto, ma anche in ogni personaggio che lui ha dipinto lì dentro c'è qualcosa di se stesso, i suoi capelli, un altro ha il naso, l'altro ha la bocca, ha la movenza dei suoi gesti. Allora vi domandate perché? Anche lui ha capito che è l'unica maniera di essere eterno utilizzando l'immagine. Tutto questo è per farvi capire quanto è importante l'immagine. Poi c'è un'altra serie, noi tutti conosciamo Gustav Courbet per l'origine del mondo, no? Il famoso dipinto un po' erotico, un po' anzi molto di più. Però c'è una serie meravigliosa di autoritratti, che si chiama Ritratti disperati. Quindi anche lì c'è molto da riflettere, di andare a vedere come mai questo uomo ha voluto si autoriprendere in un certo momento, ovviamente di difficoltà della sua vita. Tutto questo per farvi vedere, per mostrarvi quanto è importante l'immagine e quanto questa è terapeutica, perché una volta che si mette fuori, in qualunque stato, in qualunque modo, questo stato d'animo attraverso l'immagine che è oggi la fotografia, ovviamente noi qua non credo che siamo dei pittori, no? Oppure persone che amano la fotografia, stiamo comunque mettendo fuori uno stato d'animo, uno stato attuale della nostra esistenza che nel tempo le persone vedranno e sapranno
come eravate, chi eravate, perché eravate lì, o almeno si dedurranno. Un'altra persona che ha saputo subito utilizzare le immagini per poter mettere fuori i suoi dolori, i suoi disagi, i suoi orrori, è stato Frida Kahlo. Se voi andate a leggere i propri testi su di lei, anche le sue parole, capite che non era una vanità questa, era un suo modo di, anzi lei, tra l'altro quando è successo che lei si è rimasta ferma, sdraiata per tanto sul letto, suo padre ha comprato uno specchio e lei ha imparato a dipingersi guardando la sua immagine, no? Quindi guardate quanto è potente l'immagine del sé. Quanto è importante mettere fuori in qualche maniera, in qualunque modo, la nostra immagine. Un altro personaggio particolare è Francis Bacon. Lui odiava il suo viso, lui non si sopportava, ma amava il suo corpo. Quindi se voi andate a vedere tutti i suoi autoritratti, i ritratti di viso, sono tutti deformati. Quindi vedete come lui si vedeva. Magari lui, lo vedete, io ho visto delle foto, non era così. Guarda come si ritraeva, però amava ritrarsi, trovava che il suo corpo era bellissimo. Anche quello però, se andate a vedere, sono immagini distorte, no? Strane, particolari. Non sto neanche a leggere le cose lì per voi, perché un altro personaggio molto particolare che magari conoscete già, Lucy Schwab, era una artista del movimento surrealista. Allora immaginate una donna a quel tempo che era omosessuale, no? Non dovrebbe essere facile, specialmente perché lei si rifiutava la sua condizione di donna e quindi si vestiva spesso come un uomo e insisteva. La grande società, i ben pensanti cercavano di tenerla fuori, la allontanavano e lei ci credeva in quello che lei era e usava ovviamente la pittura, la fotografia, i testi, perché scriveva anche per teatro, per mettere fuori questi suoi disagi. Un lavoro veramente interessante anche suo, se volete andare a vedere, guardate. Qui ho fatto una selezione molto veloce, guarda, io potrei andare avanti all'infinito. Se voi andate a vedere Richard Avedon, ogni volta che lui poteva, lui si faceva un autoscatto con i suoi personaggi. Non c'era bisogno, non è vanità questa, no? Forse in qualche maniera, inconsciamente, lui si sentiva, no? Il desiderio, la voglia di lasciare nel tempo la sua immagine. Poi quando io stavo cercando sempre i famosi, ho trovato Durer e avevo trovato il primo autoritratto della storia della fotografia, che era Roberto Cornelius. Era appena uscita la fotografia, la macchina fotografica, questo signore aveva un'industria tra l'altro di luci, di lampadine, insomma così, e parla che ha fatto un minuto su cavalletto l'immagine, questa immagine qua. Pare che nella fotografia sia stato il primo selfie, ma vedete, anche lì, invece di andare a scattare qualcos'altro, inconsciamente, no? Aveva tante cose, paesaggi, la sua fabbrica, il suo lavoro, no? Ha utilizzato la macchina per lasciare la sua persona eternamente nel tempo. Poi ovviamente conoscete benissimo il lavoro di Diane Arbus, che è un'altra persona. Ecco, quando io parlavo prima che conoscere se stessi, avere la gestione delle nostre personalità è molto importante, ci rafforza tantissimo. Non permettiamo poi, quando noi abbiamo questa consapevolezza, abbiamo la forza di non far sì che nessuno più ci pesti la testa e non ci faccia del male. Diane Arbus era una persona che stava bene nella vita, aveva un marito famosissimo, era sempre in mezzo ai famosi di Hollywood, insomma aveva una vita perfetta, finché non ha voluto andare in giro a fotografare e ha scoperto i freaks. I freaks sono persone abnormi, persone con gravi problemi fisici. Lei già non stava bene perché prendeva dai libri che ho letto, prendeva dei barbiturici perché non stava bene di testa. Guardate come è stato veloce il decadimento di questa donna, perché lei davanti a una forte
componenti di umanità, di persone, perché il cervello, se vede delle cose che non linee perfette, delle cose perfette, va in panico. Cioè, nel senso, va in panico, non capisce cos'è quella cosa e non riesci a collocare, a dare una categoria, e quindi la scartano. Se noi non siamo forti e andiamo magari a affrontare delle cose che noi non siamo pronti, invece di aiutare, ci autodistruggiamo. Lei ha avuto immediatamente, ovviamente si è autosuicidata poi alla fine, dopo questo lavoro. Un'altra persona anche, io tra l'altro molto spesso, se guardo un lavoro di un fotografo, io riesco a raccontare chi è lui, la sua personalità, leggendo, guardando il suo lavoro. Un'altra persona che secondo me, se qualcuno avesse avuto la sensibilità di guardare i suoi lavori un po' più attentamente, avrebbe capito che questa ragazza aveva serissimi problemi, che non stava bene e che potrebbe finire come è finita, a 22 anni si è suicidata. Perché non si accettava, no? Che il corpo se ne andava, avesse un decadimento, però ha lasciato se stessa in immagini inquietanti ma bellissime. Un'altra famosissima è Cindy Sherman, forse voi conoscete. Lei da tutta la vita non ha mai fatto nient'altro, non ha mai scattato nessun altro che se stessa. Ha iniziato molto timidamente finché non ha creato dei grandi personaggi, mettendo maschera, mettendo parrucca, cambiando personalità. Cioè lei, se voi andate a prendere un suo libro, adesso ho appena comprato uno, Cindy Sherman, libro, tra l'altro ho scoperto che il libro è in tedesco, ma va bene, mio figlio parla perfettamente tedesco, quindi chiederò a lui aiuto, oppure imparerò la lingua, è un motivo in più. C'è tutto il completo il suo lavoro ed è incredibile come lei ha usato nel tempo, proprio andando, seguendo, creando dei personaggi veramente molto particolari. Un'altra persona che si è salvata con la fotografia è Cristina Nunes, è una spagnola, non so se voi li conoscete. Anche lei ha usato la fotografia come terapia per uscire, era drogata, era fortemente drogata, si prostituiva per poter comprare la droga, finché un giorno anche lei ha avuto la brillante idea di, in qualche maniera, quel poco di lucido che aveva, di farsi un autoscatto. Quando poi era lucida si è vista e si è domandata chi era quella persona lì, non si era riconosciuta, e a quel punto ha voluto dare una svolta nella sua vita perché non accettava quella persona che si è vista nella foto che ha fatto. Lavoro stupendo, si è andata a vedere, è molto interessante anche. Finiamo questi altri autori e andiamo a parlare. Questo è un altro fotografo sudcoreano, c'è un lavoro in YouTube di questi making of di questo suo lavoro, che saranno tipo 3 ore di backstage, ragazzi, è pazzesco. Lui ha usato la fotografia per tirar fuori tutti i suoi mostri più profondi della vita. Questa è solo una parte. Quindi dovete vedere proprio la costruzione, il make-up, no? Il maschera, crearsi addosso tutta una serie di impalcatura, diciamo così, per tirar fuori, per creare quello che gli faceva male, che gli fa male, che si incontra forse nella vita, forse nei suoi sogni, che lo sa, io non lo conosco personalmente, però è un ottimo lavoro per farvi vedere anche quanto la fotografia può essere potente. Io non so se qua dentro ci sono gli studenti di fotografia, però io vi faccio vedere queste slides proprio per farvi capire quanto è importante usare la fotografia anche per poter crescere. Noi siamo soggetti meravigliosi anche per poter fare dei lavori creativi, no? di non solo terapeutici, si fa del bene a noi stessi anche creando su noi dei progetti, progetti creativi. Ovviamente, I don't therapy in inglese, no? I self-medicate, I self-medicate, che mi piaceva questo. io ovviamente continuo a fare i miei autoscatti, molto spesso metto delle cose nei social molto leggeri, però
specialmente in momenti di grandi difficoltà, la fotografia per me è veramente, mi aiuta tantissimo, molto di più forse che avere qualcuno che mi dice chi sono e cosa, dove vado, no? E la mia fotografia mi parla per me. Si dice, questo signore qua, che molto spesso quando scattiamo dei momenti sono dei piccoli album, snapshots che noi portiamo nella vita, sono momenti che noi vogliamo tenere per sempre come ricordo. Allora, prima parlavo di Judy Weiser, che è questa canadese psicologa. Lei ha cominciato a sviluppare questo programma di aiutare le persone con gravi disturbi psicologici attraverso, sapete che cosa? L'album di famiglia. Allora, torno un passo indietro. Io non ho mai avuto uno scatto fotografico della mia vita fino ai miei 17 anni. Mia madre non mi ha mai fatto una foto. Io non esisto fino ai 17 anni. Allora immaginate quanto questo possa essere disturbante, perché la prima cosa che tu hai detto comincio a parlare della mia infanzia, no? Ci sono cose che il mio cervello l'ha cancellato, probabilmente perché non ero o non sono ancora pronta per affrontare certe cose, però vi assicuro che è dolorosissimo non avere neanche uno scatto prima dei miei 17 anni. Io non so com'ero, non so come mi vestivano, chi era intorno a me. Allora, Judy Weiser ha capito quanto è importante un album di famiglia. Avete mai immaginato? Prendete un album di famiglia, potete capire tutta la vita di una persona. Perché a seconda di chi voi avete scelto di mettere lì, vicino a chi, vicino a voi, state già raccontando tantissimo, no? Lei ha cominciato proprio prendendo gli album di queste persone e raccontando chi è questo per te, e quindi capendo la posizione di quella persona, capendo anche se quella persona è un pericolo, faceva male a quelli che stavano, che erano gli autori degli album di famiglia. Quindi per farvi capire quanto è importante la macchina fotografica e quanto ci racconta della nostra vita molto di più di quello che noi immaginavamo. Da qua in poi, se vuoi parlare, mi domani un po', perché c'è un po' di carrellata dei miei lavori. I lavori tuoi? Sì, sì, sì. E quindi si può fare delle battute, delle cose, qualcuno vorrà chiedere. Sono stata veloce perché l'argomento, la psicologia nel ritratto, nell'autoritratto, è molto vasta e in un'ora sola non ce l'avremmo mai fatta a raccontare tutti i vari passaggi. Prima che tu inizi a parlare, perché questa era l'introduzione allora. Sì. Prima che tu inizi a parlare ti volevo chiedere, in che modo, secondo te, per te, in che modo tu, e quindi in che modo suggeriresti ad altri, in che modo, dicevo, un autore fotografo che quindi vede se stesso come persona, ma conosce anche la potenza del mezzo che usa, in che modo può usare questa competenza, questa conoscenza, questa coscienza della possibilità della fotografia per aiutare gli altri? Cioè, tu mi dici, partendo dall'album di famiglia, si ricostruiva il tessuto che girava attorno a questa persona, e quindi da ritrattista, e quindi da persona che agli altri mette a disposizione se stessa per fare per gli altri qualcosa che a loro serve. In che modo questo che abbiamo visto adesso può essere utilizzato per aiutare gli altri? E allora, quindi creando una cosa che agli altri serve e ci venga richiesta. Ma sai, il ritratto per me è bellissimo. Io sempre amo fotografare le persone, perché non solo siamo, molto spesso sono praticamente uno specchio, no? Perché a volte io sto per scattare una persona e magari vedo che la persona fa un gesto che di solito lo faccio io, no? Gira la testa o un sorriso, o insomma c'è una specie di simbiosi. Io penso innanzitutto, per poter aiutare, dare di più in una fotografia, innanzitutto dobbiamo dimenticare l'ego e leggere la persona veramente. Io, se posso, prima cerco di capire chi è la persona, fare due chiacchiere. A volte mi mandano, ne so, hai mezz'ora di tempo per andare lì, scattare il signor, no?
Io cerco di magari prendere un caffè fuori proprio dalle luci, di capire in due secondi come lo stato d'animo della persona, cosa non mi sta raccontando, perché una volta che noi ci mettiamo davanti alla macchina già c'è un irrigidimento, no? Perché inconsciamente sappiamo che quella geggio lì sta raccontando molto di più di quello che noi vogliamo raccontare, no? Quindi cosa faccio? Io cerco sempre di avere la persona prima un po' per me, per scambiare. Io do una mia cosa e prendo una mia cosa, una notizia, né? Che ne so, ieri sono andata a vedere i film, no? Ho appena letto questo libro, lo conosco, no? Cerco di capire. E come la persona vede che sei amico, no? Si dà. Poi una volta che è dentro mi dicono che io faccio bene. Molto spesso quando io faccio un ritratto le persone dicono che in qualche maniera li aiuto a... Non si sa che, perché magari riesco a portare a luce una personalità che loro non avrebbero immaginato di avere, oppure perché si sentono coccolati. Ecco, io non sopporto i fotografi che mettono, non sopporto nel senso che non accetto un fotografo che mette una macchina lontana, muoviti un po', dai, muoviti, cioè, quello per me stai violando la persona. Io sono stata una modello, e io ho fatto la modella e quindi io so che cos'è. Ogni volta che un fotografo mi diceva cosa faccio, io diventavo un automata. Cioè, no? Cioè, era una cosa automatica, non c'era la mia anima. Cioè, ogni volta che io fotografo qualcuno, tocco la persona, è incredibile, la persona sembra si sgonfia. Come dice, ok, sei con me. In inglese, to shoot vuol dire sparare. Quindi voi già immaginate, siete laggiù con un cannone così, nero, non vedono la vostra faccia. Come può sentire la persona? Ovviamente attaccata, in pericolo, no? E io molto spesso cosa faccio? Chiacchiero, abbasso la macchina, preparo, sto lì così, e dico magari, ah, vai laggiù, prepara, sposta un po' quella luce lì che non mi piace, no? Bugia. Ma faccio così, capisci che non devi toccare la luce. La persona si rilassa, tipo, ok, c'ho 5 minuti, aspetto, no? Così, e dici, ah, e quindi? Ah, mi dicevi che hai comprato la Lamborghini, che ne so, non invento cose. No? E allora la persona si rilassa, ah sì, ieri sera ho fatto il primo giro di prova, così, clic. No, no, ancora non siamo pronte, sto facendo... Perché io sto prendendo la verità di quella persona. Lei non ha creato l'impalcatura per mostrare qualcun altro, perché noi tendiamo, no, oh, sei pronto, ok, questo è il mio profilo migliore, eh? Così. Allora voglia che tu cerca di, no, guarda, guarda di là, no, 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 io sto malissimo di là, no? E io cerco proprio di abbattere queste barriere qua. E quindi... loro mi fanno del bene, io faccio bene, bene a loro. Per esempio, racconto una storia veloce su Paolo Sorrentino, no? Io non sopportavo fino tempi fa la sigaretta, sapete perché? E appena sentivo l'odore andavo in panico, a volte mia... Se ricordate che c'era un tempo si fumava nella tavola in ristorante, no? Io mi alzavo, la gente non capiva perché. Perché immediatamente mi riportava laggiù, in qualche luogo sperduto del Brasile, dove c'era qualche bastardo che amava spegnere le sigarette sul mio corpo. E io non sopportavo la sigaretta, anche l'odore, era una cosa che, sai, un'ansia, uscivo, scappavo. Finché un giorno ho detto, tu sei un mostro che io devo abbattere. Allora ho cominciato la mia autoterapia scattando le persone con le sigarette. Invece di farle che mi fanno del male, le ho trasformato in immagini bellissime. Se voi vedete tutti i fumi, va bene, qua ho messo pochi, sono una serie che ho chiamato Smoking Shots. Sono molto densi, no? Sono fumi che tipo sei lì, io ti posso prendere, ti posso distruggere. Quindi oggi non ho più problema di sentire l'odore del fumo o di avere qualcuno che fuma vicino a me. Vedete? No, è lì, parlò.
Racconta qualcosa delle foto che stiamo vedendo. Ogni persona, no, cerco di prendere il lato che non vogliono raccontare, e molto spesso un'altra cosa che vi dico, se voi amate veramente la fotografia, è di imparare a riservare uno spazio solo per voi, nel senso che se mi manca il Corriere della Sera e mi dice vai là, fotografa i magistrati, questa è una serie dei magistrati, erano tre magistrati che facevano teatro, e ogni volta prendo, se vedo qualcosa di speciale in qualcuno, riservo quei 10-15 minuti per me, per fare il mio scatto. Io sempre chiedo alla persona, posso fare lo scatto mio o un lavoro mio in testa? Quindi tutti questi lavori che voi vedete sono frutti di lavori commissionati che io alla fine di tutta la sessione del lavoro mi sono riservata di fare il mio scatto. Lui è un magistrato, quindi immaginate riuscire a far venire fuori un cappellaio matto, un uomo così. Era talmente emozionato quel signore che mi veniva da piangere, nel senso che mi emozionava, perché lui tremava. Io dicevo, metti l'orologio davanti agli occhi, e lui non riusciva, di tanta emozione, per farvi capire quanto è la macchina fotografica. Finché era insieme agli altri, si divertiva così, no? Appena gli ho detto, ho una foto che devo fare con lei, lui tremava, no? Poi quando si è visto in questa foto ha detto, ora vi assicuro, non sto scherzando, ora posso morire in pace, finalmente ho l'immagine che ho sempre voluto qualcuno facesse di me. Questo per me è impagabile. Ogni volta quando sento qualcosa del genere per me. Questo è un altro esempio. La stessa cosa, faccio tutto questo giro di Tony Servilio in teatro, sono a raccontarvi la storia che è troppo lunga. Poi alla fine la storia che io chiacchiero, no, e dico, e a un certo punto parlo una cosa a voce bassa e lui non capisce, no? Perché era sempre lì tutto, l'attore, no? Tutto bello, così. A un certo punto gli dico, Tony, non mi ricordo che cosa gli ho detto. Fa sì che lui se c'è, come? E io ho scattato la foto. Voi sapete che lui, quando ha visto questo scatto, e io non sapevo, perché io sono andata a trovarlo dopo teatro a Crema, e ho voluto regalare questo scatto perché in qualche maniera ho detto, questo è Tony che secondo me è nella vita, no? Quindi ho preso, ho fatto una bella stampa lì e l'ho portato, vi assicuro, è registrato tra l'altro questo perché ho fatto un video. Lui quando ha guardato era emozionato, Tony Servilio, io mi sono emozionato perché lui mi disse, tu sei riuscita a prendere quello che sono veramente. In casa mia ci sono 5 scatti, anzi 4. Questo è il quinto che io metterò nella parete. Sono queste cose che paga nella fotografia. Non dire ho fotografato, ho fatto. Sono queste cose qua che tu lasci un segno nelle persone, no? C'è un libro, poi alla fine vedrete perché vi lascerò tutta una serie di letture da fare, c'è un libro bellissimo che si chiama, di Geoff Dyer, che si chiama L'infinito istante, lo conosce? Lui non è un fotografo, però parla di questa singolarità che nell'uomo, in qualche maniera noi riportiamo le stesse immagini nel tempo, in qualche maniera noi ricreiamo ambienti, situazioni che sono già state. Parlavamo di Diane Arbus, poi Kubrick, che era molto sua amica, ha fatto Shining, ha fatto Le due gemelle, grazie, come ricordo, omaggio a Diane Arbus, forse non sapete questo. Io stavo facendo un ritratto di famiglia e le ragazze si stavano preparando, sono venute a farmi vedere se mi piaceva i vestiti, insieme così, in quella casa, ho detto, Dio, Shining! Quindi ho detto, cavolo, Dyer ha ragionissimo, no? Perché in qualche maniera si riappare delle situazioni nel tempo. Quante volte sarà successo anche a voi questa cosa? Poi ovviamente io amo Man Ray, Duchamp, quindi leggo molto, faccio molte ricerche in qualche maniera nel mio lavoro, questo si vede. Sai, oggi c'è gente che pensa che leggere è una perdita di tempo. Io ho delle persone che recentemente mi hanno detto così, ma che io non ho tempo da perdere con i libri. Ma noi siamo anche quello che noi leggiamo, che ascoltiamo.
no? Come si fa a non leggere i libri? Poi io ogni volta che leggo qualcosa mi ritrovo nelle mie fotografie. Non è che io parto preparata. Sapete, io preparo le luci, ho le luci lì tutte pronte, magari mi immagino la persona in quella maniera, in quello sfondo, con quel colore. Tra l'altro voi vedete che le mie fotografie bene o male c'è un cambio, perché io cerco di modellare la luce, la situazione per ogni persona. Io sono totalmente contraria a questa cosa che tu devi mantenere uno stile, essere uguale. Noi nasciamo con una faccia e moriamo con un'altra, quindi la nostra fotografia non può essere identica per tutta la vita, perché noi cambiamo, anche quella deve cambiare, no? Ritornando prima a quella storia lì, che io ritaglio sempre uno spazio per fare la mia foto, avevo fatto tutta una serie di bellissime foto di Samuele Bersani per uno dei suoi album. Alla fine di tutto io gli chiedo, proprio perché lui era attesissimo, lui odia farsi fotografare, no? E io sentivo che lui aveva bisogno, ecco, tu dici come aiutare anche le persone, a volte tu devi andare anche nello estremo delle cose per aiutare le persone. E io gli ho detto, adesso caccia un urlo, avevamo finito tutto, no? Prima, fai una foto per me, caccia un urlo. Lui, sei scema, sei scema, fa così, no? Ho detto, no, non sto scherzando, insultami, fai qualcosa, caccia un urlo, butta fuori tutto il tuo disagio di questa sessione fotografica. Monica, non so, no, dai, non mi piacciono queste cose. Gli ho detto, io ti sto chiedendo anche a insultarmi, ma caccia quest'urlo. E lui è stato proprio un urlo liberatorio, ragazzi, talmente forte. E poi ho ottenuto questo scatto e avevo tutte le foto perfettine, belline, sue, dato a Sony, no? La casa discografica. E avevo questa immagine e ho detto, guardi, ho fatto questo scatto che fa parte del mio portfolio. Loro hanno visto e hanno detto così, ma questo è Samuele, questo è Bersani. I suoi testi, la sua vita, questa è la copertina. Ed è diventata una copertina. Vedete? A volte avere, no, questo spazio della nostra testa, perché a volte noi possiamo anche essere, come dire, suggestionati, no, del lavoro che ci hanno dato, vogliono, vai lì, fai quella foto lì. Però ho imparato proprio questa cosa, no, adesso faccio dalla mia testa, io do alla rivista quella foto che vuole, no? Tutta di una certa maniera, ma poi a fine di tutto io devo fare quello che io ho, quello che vedo io, come vedo io le cose. Questa è una serie altri di lavori, vuoi fare altre domande? Che sennò... No, non è una domanda, è una constatazione. Io sono diventato vecchio vedendo fotografie di altri. E devo dire che nel, credo, 99,9% dei casi ho trovato nel corso della vita conferma di una cosa che anche tu stai raccontando come determinante, e cioè ho visto funzionare bene il lavoro di coloro i quali avevano la capacità non di fare cose strane e basta, non di fare quello che dice il cliente e basta, ma di ottenere questa saggia posizione fra fare il lavoro che ti chiede il cliente, perché esiste una richiesta iniziale, esiste un'aspettativa, esiste un mercato, esiste, ma avere il coraggio sempre che si fotografino bulloni, che si fotografino matrimoni, che si fotografino persone o si faccia pubblicità, di aggiungere a quello che il cliente ha chiesto la propria foto, che è diverso da fare ricerca creativa scollata dal mondo, scollata dalla realtà, ed è diverso dal diventare l'impiegato della fotografia che realizza immagini altrui. E volevo spezzare una lancia a favore di questo modo di muoversi, perché tutte le volte che ho incontrato una persona davvero in gamba, fotograficamente parlando, beh, quasi sempre dichiarato apertamente o un po' tenuto sotto banco, c'era questa capacità doppia, che in realtà non è doppia, non è splittata, ma è sostanziale, cioè sapere aiutare l'altro e non perdendo se stessi. Mi piacerebbe molto che tu potessi raccontare qualche cosa di agganciabile anche per il futuro sulla valenza terapeutica della fotografia.
Tu l'hai già accennato, non so quanto hai voglia di parlare di questo. Io penso che voi state vedendo tutta una serie di lavori che ho fatto in giro, come al solito, vedete, cerco di dare molto la mia personalità. Io vi racconto una cosa che secondo me è importante. Nell'inizio, quando ho deciso di fare la fotografa, perché io venivo dal mondo della pubblicità, Bin Laden ha messo giù le due torri a New York, io lavoravo molto con stranieri, con i registi stranieri, e all'improvviso mi sono trovata senza lavoro e mi domandavo cosa avrei potuto fare nella vita. Ero già grande, avevo un figlio da crescere da sola, eccetera eccetera. A un certo punto questa cosa di Samuele Bersani, stavo facendo un sito internet per lui, avevo fatto uno scatto mio così da mettere nel sito. Arriva il presidente dell'allora BMG che guarda questa foto, perché eravamo lì in studio, e dice: cos'è questo? Lui fa: è una foto per il sito che sta scattando lei per poter mettere dei contenuti nel sito. E lui fa: no, questa è una copertina, no? Copertina. Fa: no, ma questo non è la copertina, è diventato la foto del The Best di Samuele Bersani nel 2003. Lì mi è scattato la lampada. Io dice: cavolo, è vero, ho sempre fatto la fotografia in maniera così, no, per gioco, perché non provare? E quindi ho fatto 10 scatti tra amici, luce naturale, non sapevo neanche usare la luce artificiale. Oggi sono diventata una delle migliori, e lo dico proprio perché le mie luci sono è una cosa che vado orgogliosa. Ma ho preso questi scatti e sono andata a Milano, ho preso una grande forza e ho detto: sono una fotografa, io adesso voglio lavorare come fotografa. Sono andata a Vanity Fair, Max, Corriere della Sera, tutti più grandi, guardate la spavalderia, no? Perché uno deve credersi in se stessi, ragazzi, inutile che si fa dei giochi ed aspetta che qualcuno vi prenda con mano. Quando volete avere qualcosa, dovete prendere questa forza che è qui dentro, boom, sparare, andare là e prendere quello che è vostro, perché quello che è vostro nessuno ve lo porta via. E quindi sono andata a bussare ogni porta, a chiedere: voglio lavorare con voi. Sai, guardavano le mie foto impassibili, senza neanche una espressione. Sono tornata a casa, vi racconto, con un po' di delusione. Dice: cavolo, neanche dire brutta e bella o che cos'è. Diceva: le faremo sapere. Dopo 2 mesi mi chiama uno dei massime riviste, che purtroppo adesso è chiusa, che è Max. Ok? Chiama Max e mi dà un lavoro e dice: tanto è che fa? Monica Silva, sì. Tu saresti disponibile il prossimo mese per andare a Londra a fare un servizio per noi? E io faccio: ma avete chiamato Monica Silva? E lui fa: il numero? E io faccio: sì, è lei. Ma siete sicuri? Io non ci potevo credere, no? Che veramente Max mi stava chiamando. Era una grande rivista 15 anni fa. Quindi io disperata mi dice: mi fai un preventivo di deve stare lì una settimana e pagheremo tutte le spese. E io dico: oddio, un preventivo, quanto può costare un fotografo? Io non avevo mai fatto la fotografia professionista. E io dico: a chi devo domandare? Non posso domandare gli altri, è brutto, no? Che comincio a domandare quanto devo chiedere, no? Sono andata, sai dove? Tao Visual. Sì, su serio, ho scaricato il listino prezzo e ragazzi, lì ho imparato a darmi un prezzo. Non ero né troppo alta come i grandi maestri, neanche bassi come gli amatori. Io ho detto: io valgo questo e dimostrerò. E così sono partita per Londra. Quindi quando uno crede in se stessi, no? Perché deve partire tutto da noi. Non dobbiamo lasciare gli altri che decidano cosa valiamo noi. Noi sappiamo quanto possiamo costare, chi siamo, dove possiamo arrivare. A volte noi arriviamo lì senza neanche accorgersi e dice: cavolo, se sono arrivata qua io posso andare anche oltre, no? E si riesce ad avere qualunque cosa se uno crede in se stesso. Tra un po' vedremo una serie di, parlando di... Vedi, fumo presente, sto fumo ancora, continua lì, smoking shots.
vedi perché parlavo delle luci, no? Perché io sono maniaca per le luci, fotografare e scrivere con la luce, quindi cerco di scrivere un bel romanzo. Questo è uno scatto che io sono molto... Ecco, un'altra cosa che vi dico, quando si parla di connessione universale, io credo moltissimo in questa cosa, creare empatia con l'ambiente e con le persone. Io molto spesso andavo in giro per fare dei reportage, per fare delle coperture giornalistiche, no? Corriere della Sera mi manda alla Biennale di Venezia e a un certo punto mi chiama il capo e dice: guarda, sta arrivando Gillo Dorfles, che da poco è scomparso, ahimè, dovrai seguire lui, scattare ogni cosa che lui vede, ogni cosa che appunti che lui fa, perché noi faremo un servizio di qualche pagina su Corriere della Sera. Quindi io vado, c'era sempre un mucchio di gente intorno, non riuscivo mai a fare il ritratto che avrei voluto di questo signore, no? A un certo punto arriviamo in una stanza che si chiama Stanza di Ghirri, tutti dall'altra parte, insieme a lui a guardare i capolavori. Una signora si stacca, va laggiù e guarda quel piccolo quadretto. Io metto il fuoco su di lei e immagino che bello, se adesso Gillo entrasse qua avrei scatto della mia vita. In quel preciso momento Gillo Dorfles entrò in campo, due scatti, uno è sfocato perché avevo il fuoco laggiù, cambio velocissimo il fuoco, boom, e lui è lì. Lui aveva accorto che ero lì, si aggiusta il suo, perché era preoccupato, non voleva essere brutto nel Corriere della Sera, me l'ha detto, no? Fa questo scatto e si gira e se ne va. E io ho vinto la miglior foto della Biennale del 2011. Io... Eventi come questi vi potrei dire, raccontare a bezzecca, guarda, perché a volte uno, la fotografia per me è attendere, e attendere anche la persona, il tempo della persona, non è invadere, non è chiedere spogliati. Quando la persona si sente a proprio agio, è lei stessa che si dà il più di sé, non c'è bisogno di violentarla chiedendo delle cose. Io ho cominciato, ecco, il mio primo progetto, primo in assoluto, d'arte, si chiama Life Above All, la vita soprattutto, ed è ispirato al libro dell'antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters. Un tempo era testo di scuola questo libro. Come vedete, quando siete liberi anche dall'imposizione di un lavoro commissionato, no? Si può dare sfogo totalmente alla vita. Praticamente ho preso dei ragazzi giovanissimi, il libro parla di anziani, insomma parla di lapidi, di persone morte, racconta la vita di queste persone, e invece io ho ridato vita, ho messo dei ragazzi giovani, freschi, e ho raccontato con fiori secchi, candele, ovviamente c'è tutto, tornando a David Bailey, anch'io ho fatto il mio dipinto del secolo, e ho fatto del secolo, del tempo, e ho fatto questo lavoro dove si parla di vita, di ritornare alla vita e di riscatto di dignità del proprio essere umano. Non so se voi conoscete l'antologia di Spoon River, tra l'altro De André ha fatto un disco intero, si chiama No all'amore né al denaro, se non mi sbaglio, che si è ispirato totalmente a questo autore. E queste sono le mie fotografie di questi, delle poesie. Ogni immagine rappresenta una poesia, il mio modo di vedere. Poi subito dopo c'è stato On My Skin, che era un lavoro sul corpo, il corpo di una persona, dove raccontavo i miei amori e odi, che possono essere un bel libro che ho letto, un amore finito male, insomma tante. Come vedete, si può utilizzare il corpo non anche in maniera non volgare, ma anche come un muro per raccontare. A volte ci sono delle persone che vogliono far vedere il nudo come una componente da vendere. A me non me ne frega niente di vendere, io voglio lasciare qualcosa che veramente parla della mia personalità. Questo è un My Skin. Ovviamente c'è molto dolore, perché lì racconto anche delle cose del passato, quindi uno, se vuole veramente approfondire e avere la sensibilità, attraverso queste fotografie arrivi lì. Altro? Un consiglio. Tu ritrai persone. Le persone sono
hanno percepito di loro stessi che cambia da persona a persona. C'è chi o è particolarmente gradevole, bello, o si vede, si sente bello e quindi si fa fotografare volentieri, e poi ci sono persone che o sono o si vedono brutte, cioè non si piacciono. Quando ti trovi, se ti trovi, a rapportarti con una persona che non vorrebbe farsi fotografare, che vorrebbe nascondersi, che vorrebbe... cosa fai? Tutto è una questione di sensibilità e di far sentire la persona speciale. Ecco, io non arrivo come la fotografa, ma come un suo amico, qualcuno che si interessa di lui e che ha voglia di sapere di più di lui e di far sì che lui verrà la persona più bella, lui o lei, la persona più bella del mondo in uno scatto. E toccare e parlare e scambiare dei piccoli segreti che uno ha dentro, no? È come un quid pro quo, tu mi dai, io ti do, no? È uno scambio anche di energia. Non so, è difficile, sai, un po' anche perché comunque ho dei lavori carini, no? È difficile che le persone pensano che io li farò brutte. Anzi, semmai ritrovano e dicono neanche io mi immaginavo così bello addirittura. Quelli che iniziavano dicevano, oddio, io odio essere fotografato, io vengo sempre male in fotografia. Io dico con una sicurezza, perché il fotografo deve avere in mano la situazione. E con sicurezza ho detto, nella mia fotografia tu non verrai mai brutto o brutta. Quindi quando una persona sente già questo, cioè già si calma perché sa che sta nella mano di una persona che sa cosa sta facendo. Il fotografo deve avere padronanza del suo ambiente e della persona che ha davanti e dai mezzi, non può dimostrare insicurezza. Se è insicuro è meglio far prove a casa. Si fa delle prove finché non senti bello forte, usando se stessi addirittura, no? Usando come autoscatti, finché non sei pronto per affrontare le persone, perché se le persone sentono che tu hai padronanza e sai cosa stai facendo e vede che tu stai mettendo impegno, no, per le luci, i set, dove lo siedi, che cosa veste, i capelli, no? Io faccio sentire la persona coccolata. Ogni volta mi dicono che fanno una sessione di terapia con me, perché io li coccolo, veramente, io ci tengo alla persona. Io non voglio far solo un click, io voglio portare a casa la sua vita. La fotografia è responsabile di racconto tra secoli di quella persona. Non posso essere superficiale. Nessun fotografo dovrebbe essere così, no? Prima di passare le domande agli altri, perché mi piacerebbe che... ti chiederei, se qualcuno fa una domanda, poi ci dici come lo fotograferesti? Questa è una vigliacata. No, invece ho una domanda ancora io. Invece. Posto zitto. Mi piaceva moltissimo quando prima dicevi nasciamo con un volto, moriamo con un altro, nel mezzo cambiamo e quindi si deve cambiare, si deve... La vita è cambiamento e quindi anche cancellazione di quello che c'era prima in favore di una cosa diversa. E lo adoravo. Sento anche però che io sono nato con una faccia, è cambiata, è diventata vecchia e peggiorerà, e però io dentro sono quella persona, cioè molto di me cambia verso l'esterno, appunto da essere irriconoscibile, ma c'è un filo che sento solo io. Mi piace, è una domanda stupida perché non è quello che io cerco di prendere. Esatto, ti volevo chiedere, ok, chi si trova a fare il tuo lavoro non fa still life che riproduce un oggetto, ma descrive, neanche riproduce, descrive un'anima che è questo elemento. Dimmi due parole su come ti muovi per cercare e trovare questo filo che congiunge persone, la stessa persona che cambia nel tempo. Ma sai, ho risposto questa cosa prima, no? È sempre avere questa voglia di mettersi in gioco.
La persona deve sentire che non ha un nemico davanti. Il fotografo non è un nemico, non è colui che sta rubando qualcosa e portando a casa, ma è qualcuno che sta dando anche parte di sé, no? Quindi non è solo riprendere, ah ok, fai la scrittrice, ok, metti lì il libro, c'ho una foto tra l'altro che non ho messo nella lista, che ho fotografato una scrittrice, invece di fare la classica sulla poltrona con la penna e le cose, ho smontato, c'era una libreria, ho tolto il libro e l'ho incastrata lì dentro e ho fatto la sua foto. Cioè, lei ha fatto un ingrandimento immenso di questa foto, ce l'ha in casa e ho detto, genio. Perché a volte tu ascolti le persone e sai anche, quando li ascolti vedi anche le aspettative, no? E vedevo dentro quella persona che c'era una grande aspettativa, cioè le avevano fatto già tantissime fotografie prima, sarebbe stata un'ennesima, e come verrà, chissà lei come mi vede, no? A un certo punto io l'ho messa dentro una libreria e lei fa, tu entri qua, e anche se non entro, io entro per te, io questo lo faccio perché ho già capito, no? Tu devi anche dare, io penso che la fotografia è anche un po' un parco giochi per le persone, è un mondo fantastico dove il fotografo gioca e si diverte, ma deve dare spazio anche a chi sarà fotografato di divertirsi, e quindi deve essere un gioco a due, tanto è che a volte io gioco e dice, io dico, fare scattare è come fare l'amore, c'è uno scambio proprio di energia forte e il fotografo deve avere, capire questa cosa, a volte dare un po' di più per poter prendere quel più della persona, ma capire anche quando il gioco deve essere fermato, perché non deve diventare quella cosa losca, brutta, che poi diventa, oddio che sto facendo, cosa abbiamo fatto. Devi capire quando entrare e quando uscire. E quando tu hai questo potere, no, di far giocare entrambi questo mondo fantastico, ecco là che vengono immagini vere e le persone escono in qualche maniera in una luce anche nuova che loro non hanno mai visto prima. Quindi è un gioco, li lasci giocare insieme a te. Questo è un... quando parlavo prima, no, del fatto di credere in se stessi, c'è stato un cliente che mi viene e dice così, dobbiamo fare un lancio del marchio in Brasile, e tu sei brasiliana, ci piacerebbe che tu facessi qualche scatto oppure dai qualche scatto per l'evento, no? E io ho preso subito la palla in balzo per poter fare un progetto nuovo. Parlando di eccellenze, perché questa è un'azienda di eccellenza, e parlo di Reda 1865 che hanno 150 anni di storia di tessuti pregiati in Italia, ho voluto creare qualcosa di speciale. Quindi io volevo rifare Caravaggio, no? E quindi parto tutta volendo fare questo Caravaggio così. Sto lì tipo la sera prima e dico, ma perché io sto facendo Caravaggio? Caravaggio è inimitabile. È un personaggio per me importantissimo, colui che ha inventato la fotografia. Lui già, non aveva la macchina fotografica, ma l'aveva già inventata praticamente, perché le sue, sono delle perfezioni, l'illuminazione, come lui muove e utilizza i personaggi, no? Quindi era inimitabile. Allora, mi ricordo che la sera prima parlo con la mia set designer e la stilista, e dico, preparatevi perché Caravaggio cambia. Come cambia? Cioè, abbiamo già tutto pronto. No, sarà coloratissimo pop art. L'azienda mi aveva dato pacchi di tessuti, quindi immaginate, potevo anche giocare, no, su questa cosa. Magari abbiamo anche chiesto qualcosa in più per interare nei colori. E quindi ho fatto tutto pastello, no? Creato queste cose dicendo, ma... sai, le persone mi daranno della pazza, diranno, ma sei matta, cosa hai fatto, Caravaggio pop art, no? E c'è una particolarità in questa foto che ci tengo a dirvi. A volte tu entri, il fotografo
vede e prevede le cose che stanno per succedere. Ecco perché io dico che non deve essere superficiale con la macchina fotografica, perché se voi ascoltate, state lì, ascoltate, sentite l'energia, vi arriva dei messaggi. Il 23 maggio del 2014 io ho scattato questa foto, perché ogni giorno io facevo un set, si chiama Vieni da cena di Emmaus e si chiama Sacro Pasto. Io avevo immaginato che le riunioni si sedessero tutte insieme in un tavolo e si dialogavano e stavano insieme in pace, non ci sarebbe più guerra. Incredibilmente, in quello stesso giorno, io non so l'agenda del Papa, no? Lui ha invitato il rabbino e il capo degli ebrei a Roma, mancava solo il Dalai Lama e io avrei avuto la mia fotografia. Come vedete, in qualche maniera ho previsto questo evento, no? Fotografo è anche un po' preveggente, anche colui che anticipa i tempi e vede le cose. Quindi questo è il mio Caravaggio. E qui, ecco, stavo parlando della lista che, se voi volete fotografare, volete approfondire, sono un po' nei libri che ho in casa, a me i cari, che mi ha molto aiutato a scoprire verità sulla fotografia. Qual è il tuo difetto da fotografo principale? La pignoleria. Se non trovo esattamente come sto, vado in panico, nel senso dico, Dio, o anche il difetto da fotografo è il dire, io penso che nella vita non si deve mai accontentare, no? Non puoi dire, ce l'ho, cioè fin all'ultimo tenere la macchina pronta perché qualcos'altro succederà, sempre, 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 no? E a volte quando non ho dato ascolto a questa cosa, dicevo, vedi, se avessi aspettato. E quindi ho sempre questa cosa di dire, avrei potuto fare di più, sempre, avrei potuto fare di più. Perché così io mi metto in gioco sempre, non ho mai paura di mettermi in gioco, questo è importantissimo. Allora, è successo che io non sono riuscita anche recentemente a portare la foto che avrei voluto, ma molto spesso non dipende da me, ma dalle situazioni, che i contorni che ci sono intorno. A volte ti dicono vai là e fotografa quel personaggio e tu ti prepari in tutte le maniere, arriva lì per tante forze oscure, perché io dico oscure, no? Perché non è sempre che le cose vanno sempre come avremmo voluto. E a volte è veramente meglio lasciar correre, vai e dici ok, prenderò cosa l'albero mi dà, non quel frutto lì, perché a volte noi immaginiamo le fragole o che ne so, le arance fatte in una certa maniera e poi magari vengono più piccole, ma rimani deluso, no? E quindi è meglio probabilmente non pensare e dire ok, sono pronta per quello che la vita mi darà. Quando trovo un personaggio molto scontroso, mi è successo, io dico che non è il momento di fotografarlo e lo lascio, perché siccome la fotografia per me non è violenza, e se tu devi violentare una persona per portare uno scatto, lo lasci e dici va bene, lo faremo un'altra volta quando sarai più voglioso, più vogliosa o più disponibile. E che lo aspetto, tanto come dicevo prima, quello che è mio torna sempre da me, nessuno me lo porta via. Per esempio, appena da poco ho finito un lavoro per Rolling Stone che era prettamente di moda, perché raccontavo i Meeple, poi avevo le modelle, Meeple è la fiera delle borse. Avevo una serie di personaggi, tutta gente comunque della moda, avevo le modelle, avevo un pacco di vestiti da raccontare, no? Io sono molto veloce a capire le cose, io sembro una specie di robottino quando scatto, no? Perché quando vedo lì dentro vedo i difetti velocissimamente, quello che non va, cioè è tutto. Per quello io non sto molto ad ascoltare, nel senso ascoltare l'ambiente, ascoltare le persone, ascoltare cosa sta succedendo, perché se tu stai troppo a chiacchierare o a pensare, che ne so, il telefonino, ah pronto, ok, pronti, vai, no, io in tutto il tempo che scatto sono in tensione, no, perché
appena tu abbassi la guardia hai perso il momento, quindi devi essere sempre pronto e questa connessione deve avvenire sempre. Una volta che tu hai impostato, diciamo, il tuo background, che non so, gli sfondi, le tue luci, le cose così, poi è più facile avere a che fare con le persone e farle fare quello che vuoi tu, nonostante i vestiti. Crea una magia, non so spiegarti. Non deve, io per me sbagliano se uno sta troppo preoccupato alla pieghetta del vestito e dimentica il personaggio. No. La persona deve venire, importantissimo, deve venire prima, anche se è una modella, anche se è un pezzo di legno che è lì e dice ok, scattami. No? Le modelle poi vengono già preimpostate, pensando di avere già il profilo giusto o la posa giusta. Io invece cerco di dare dinamicità, per esempio io non scatto mai le persone ferme, io le faccio sempre muoversi, io gli dico guarda, prendi le tue scarpe poi alzi e guardi me, e c'è sempre un dinamismo, no? Perché le persone stanno lì, perdono anche l'anima, quindi li faccio saltare, li faccio girare, poi guardi me, quindi prendo questo dinamismo, questa, diciamo, anche un po' la vericità della persona che sto fotografando. Io non do molta importanza al vestito, tanto ormai c'è Photoshop, è ovvio, quando vedi delle pieghe molto strane cerca di dare, sai, tutte le persone che ti aiutano, metti a posto, dopodiché vai, cioè se sei preoccupato troppo con quello che stai indossando vengono delle foto banali, se invece fai il gioco, il parco gioco, come dicevo, vengono immagini fantastiche, infatti. Non voglio dire che sono fantastico, però dicono che erano belle il lavoro che ho fatto per Rolling Stone. Selfie è un sinonimo, l'autoritratto c'è sempre stato nella storia, se hai visto fino all'inizio. Io non ho un album di famiglia, come ho detto prima. Ah, non ce l'hai? No. No, scusami, della tua famiglia adesso. Ah sì, quello sì. Ne ho fatte parecchie. La mia famiglia è composta di poche persone, che è mio figlio, magari dei amici molto stretti, ho un compagno di vita, no? Non è che ho zii, nonni, non so, ne ho e ogni tanto li guardo e vedo quanto di me c'è dentro, ovviamente. Tra l'altro io li stampo perché ho paura di perdere nel tempo, perché ormai siamo sommersi da 5.000 foto, dove sta quella foto lì, no? Quindi ha ragione qualcuno di Google che ha detto, se veramente tenete le vostre foto stampate, perché arriverà un momento che neanche le cose riusciranno più a leggerle, quindi se ci sono delle cose da importanti nella vostra vita forse è meglio andare a stamparle. Questo è quanto. Io penso che, siccome ho detto che la fotografia per me è terapeutica e continua essere, no? Ho imparato nella fotografia tutte queste immagini così pattinate, ideologiche, utopiche anzi, che vedi, è una forma di scappare dai ricordi dell'infanzia. E quindi è sì un riflesso di quello che avrei voluto avere. Ecco, quando parlo di parco giochi, no? La fotografia mi ha servito a creare un mondo dove io, non so se voi avete mai visto, qualcuno di voi, io ho un TEDx, ho fatto TED, dove io parlo della mia storia e io racconto proprio questa cosa qui. La fotografia mi è sempre servito come un mondo dove mi butto dentro e creo la protezione, no? Lì nessuno, quando io sono fotografa, ecco, io sento che nessuno mi può far male, no? E quindi sì, ogni ritratto che io faccio in qualche maniera è un mio autoscatto, perché parla della persona, ma parla anche di chi l'ha fotografata, e tra nei secoli vedranno queste foto e diranno: ah, ma c'era anche Monica Silva. Abbiamo sforato? No. Vuoi fare un selfie? Ovviamente, eccolo là.
quando tu hai la percezione di cosa sei, di come sei in determinati momenti della tua vita, tu non permetti più a nessuno di farti del male, perché non fai più a nessuno vedere quella tua fragilità. Allora, la vita, noi tutti, ogni mattina mettiamo una maschera per uscire là fuori nel mondo. Non esiste chi non lo fa, perché noi ci svegliamo con i denti da lavare, i capelli spettinati, senza trucco, senza vestito bello, no? Quello siamo noi, e neanche tanto noi, però siamo noi. Quella persona lì mai la portiamo fuori, per pudore, perché gli altri giudicherebbero che sei strano e così via. Allora ci pettiniamo per bene, mettiamo i vestiti belli, ci mettiamo un po' di trucco per uscire là fuori. Quella per me è una maschera, quello non è essere se stessi, no? Quindi quando tu hai la consapevolezza di chi sei, e solo l'immagine ti può dare questa consapevolezza, impari a mettere la maschera che ti protegge. Io uso molte tecniche, io uso molto la color terapia, uso le luci, immagino le luci nella doccia, ci sono un sacco di cose che ti fa per far renderti forte. E mai, quando avete problema, uscite così. Voi, specialmente quando si ha problemi, alzare il viso, le spalle, perché nessuno vi può far del male quando vi vede così. Tutti aspettano i vigliacchi, le persone che non hanno coraggio, che hanno invidia, che non riescono a superare le difficoltà nella vita. Non aspettano altro che vedere qualcuno così per bastonarle. Questa posizione è una posizione di prego, picchiami. Questa posizione tutti ti rispettano e dico sì signore, dimmi. Quindi la sicurezza ho imparato guardando nei vari momenti della mia vita che espressione avevo e ricordando quanto mi hanno fatto male in quel momento, e lì ho detto ora mai più. Io non decido più nessuno che mi picchia, mi insulti o mi tratta male, perché io sono il padrone di me stesso e sono il padrone di quello che voglio essere e quello che sarò nella vita. Grazie mille per la vostra presenza, spero di non aver detto tante cose strane. E grazie davvero. Tem mais uma pessoa.